Buonasera, buonasera, bentrovati ancora Abruzzo Up giovedì sera su TV6 con un feedback sulla trasmissione della scorsa settimana. A tutela e a riferimento di osservazioni giustissime che ci ha trasmesso Giulia Pelliccia, che cura, come ben sapete, la rubrica all'interno di Abruzzo Up che si chiama Europa In. È vero che l'altra volta Giulia aveva l'influenza e aveva, come dice lei, lo sguardo assente, ma è come se gli ospiti l'altra volta, soprattutto i rappresentanti De Paolis di Confindustria, non avesse capito perfettamente o seguito l'intervento. E siamo a chiarire perché è anche una nostra dotazione di servizio nei confronti di chi è all'altro capo del televisore e deve capire quali sono le opportunità che offre, per esempio, un programma come quello riferito da Giulia Pelliccia di Horizon 2020. Proprio perché la ricerca e l'innovazione sono precluse alle piccole e medie imprese, la Commissione europea tenta di avvicinarsi con lo strumento Horizon 2020, piccole e medie imprese, soltanto per loro, solo per loro, risottolineiamo. 50.000 euro per produrre un progetto su carta, massimo 10 pagine, attenzione, di ricerca e sviluppo tecnologico non sono pochi, e questa è solo la fase 1, perché i soldi sono molto di più, come mi diceva poc'anzi il nostro graditissimo ospite. Non ti chiedono neanche il partner o i costi ammissibili, te li danno e basta, questo tanto per chiarire. Ma il punto sono le idee. Almeno quelle bisogna averle e non scambiare la ricerca e sviluppo, come dicevo poc'anzi, per ammodernamento delle attrezzature. Poi, se Confindustria, come l'altra volta è accaduto, dice che un fatturato annuo di 50 milioni di euro è troppo alto per essere media impresa, allora perché noi ci chiediamo, le nostre associazioni datoriali e imprenditoriali non hanno partecipato alle consultazioni pubbliche sulla nuova definizione di piccole e medie imprese? Insomma, secondo Giulia, e questa è un'osservazione che io mi sento assolutamente di condividere, c'è una totale non conoscenza dei meccanismi innescati dalla partecipazione all'Unione Europea sul territorio e questa mancata conoscenza è nelle posizioni di vertice e per questo il nostro territorio non esce dall'arretramento. È assolutamente vero questa cosa e mi sento assolutamente di condividerla, è assolutamente vera. Non solo, ritengo che anche il senso di servizio di questa trasmissione tenda alla circolazione delle idee e alla comunicazione. Tant'è vero che oggi gli ospiti variegati, l'uno di un ambito, due di un ambito, due di altri ambiti, di un altro ambito ancora, vogliono fare il punto un po' su una situazione che, diciamo, è lo stato dell'arte dei loro rispettivi appunto ambiti. Li vado a presentare senza porre ulteriore indugio. Alla mia destra, Repetita Juvent, Federico De Cesare, che è dell'ANCE regionale, presidente regionale dell'ANCE Abruzzo Ciao Giancarlo, Giovani. ben ritrovato e grazie dell'invito. Vicino a lui Francesco D'Angelo, vicepresidente, dico bene, di ANCE ANCE Chieti. Ciao. Quindi parliamo di stesso ambito. Alla mia sinistra, Fabrizio Coccetti, che è il legale rappresentante di K-Shift, Buonasera. che è uno dei progettisti dell'intervento di innovazione e partecipazione, professionalità per l'innovazione, di cui ci parlerà diffusamente. Accanto, collaboratore di K-Shift, il dottor, ti dico, ci diamo subito del tu, Va Matteo benissimo, Paradisi. buonasera. Perfetto, buonasera a te. Allora, Federico, cominciamo con te perché, insomma, come si dice, mi dicono che sono sciovinista, ma sai, cominciare con uno di Chieti è più nelle mie corde, nel senso che capisco perfettamente quali problemi sottendono la realtà di Chieti. Tu sei a fine mandato, puoi tracciare un po' il bilancio della tua presidenza e soprattutto puoi tracciare il bilancio di quello che è uno stato asfittico del settore costruzioni edilizie in genere nella provincia di Chieti, ma soprattutto nella regione Abruzzo.
Ma sì, la mia presidenza è stata contestuale ad un momento di Molto critico. grandissima difficoltà, come giustamente ricordavi, che viviamo naturalmente sia a livello provinciale, ma anche, come è noto, regionale e nazionale. Sì, sono a fine mandato, a breve procederemo al passaggio di testimone alla guida del Lancio Giovani Abruzzo. In questo mio mandato, credo perlomeno di essermi dato molto da fare per far valere la voce dei giovani imprenditori di Lida Abruzzo. Abbiamo realizzato le prime due edizioni del convegno regionale dei giovani imprenditori edili, tra l'altro la seconda edizione si è tenuta proprio ieri all'Aquila all'auditorium di Renzo Piano. Insomma, abbiamo avuto interlocuzione anche con le istituzioni e devo dire, insomma, anche per quanto attiene la neoeletta giunta regionale guidata dal Presidente D'Alfonso, devo dire abbiamo avuto grande attenzione e per certi versi anche risposte importanti. Bene, sono felice di questo, soprattutto sono felice del fatto che finalmente si sia reinstaurato un dialogo che era stato un po' leso da atteggiamenti conflittuali sia a livello localistico che a livello regionale, che aveva un po' dato il senso di questa situazione di affanno che c'era nel settore dell'edilizia. Francesco, vogliamo completare passando dal livello regionale a livello locale di Chieti. Il nostro settore è in forte crisi, tartassato. Una volta già avevamo affrontato questo Assolutamente sì. discorso. Il problema principale che anche ieri è riemerso nel convegno è l'asfissiante burocrazia e la lungaggine di tutta la filiera burocratica che porta all'esecuzione, in questo caso, degli appalti pubblici. Ieri si è discusso al Consiglio, addirittura siamo arrivati al punto che delle opere appaltate per ricorsi alla giustizia amministrativa rimangono, parcheggiati, fermi, non, eseguibili anche per 2 o 3 anni in attesa che vengano, chiuse tutte I vari fasi le varie della fasi. giustizia amministrativa. Esatto, e di conseguenza questo crea un enorme danno sia alle amministrazioni che non possono Vedere vedere eseguite le eseguite e opere. dare la fruibilità di queste opere all'utente finale, ma ledono molto anche le imprese che si vedono, si vedono non poter eseguire l'opera che fino a un mese prima magari erano convinti di poter iniziare subito la costruzione o l'esecuzione di quest'opera. Di conseguenza non ti permette anche di fare una programmazione giusta e idonea di quelle che sono le potenzialità della tua azienda. Francesco ha messo il dito sulla piaga di questa iperfetazione dei rami del diritto e questo diritto amministrativo esercitato dalla giurisdizione dei TAR, che molto spesso è più di documento che di, come si dice, di ausilio e di beneficio alla fruizione pubblica, all'esercizio della fruizione pubblica. E molto spesso devo dire che anche il ricorso al TAR diventa alla fin fine solo il modo per prolungare i termini e non c'è un'effettiva ragione, una ratio effettiva per questo ricorso. Ammettiamo tutte le scale e i gradi del diritto amministrativo, ma onestamente, come ha suggerito anche il Premier Renzi, questo forse è un nodo da sciogliere, forse è un nodo da sciogliere anche con colpi di mannaia o di macete, Sì. perché onestamente non possiamo più prefigurarci che un'opera di interesse pubblico sia vulnerata da interessi privati così estesi. Ma infatti il discorso è che hanno cercato di disincentivare il ricorso ai tribunali amministrativi aumentando in maniera esponenziale il contributo unificato, che è il contributo che Sì. il ricorrente deve pagare per costituirsi in Sì. giudizio. Però in questo fortissimo periodo di crisi, chiaramente quando uno ha un minimo di speranza, che poi gli viene dato molto probabilmente da illegale che ha tutta l'intenzione e Direi a tutto l'interesse. l'interesse, esatto, ha
ad iniziare a intraprendere l'azione legale, chiaramente uno ci prova e poi, ripeto, le conseguenze sono... Stiamo toccando una cosa, un nervo assolutamente scoperto. Nel corso del nostro convegno, in occasione di questa riflessione cui faceva riferimento Francesco, è stato detto molto spesso nel caso in cui avvengono ricorsi al TAR, il secondo classificato nella graduatoria di aggiudicazione del lavoro poi vince il ricorso e viene a lui assegnato il lavoro. Questo non dovrebbe in alcun modo accadere, soprattutto nelle aggiudicazioni che avvengono per mezzo della cosiddetta offerta economicamente più vantaggiosa, esatto. In quanto le stazioni appaltanti nominano una commissione di tecnici e di professionisti altamente qualificati che dovrebbero far vincere l'impresa che veramente ha tutte le carte in regola, sia a livello amministrativo che tecnico, e poi per quanto attiene offerte economiche e quant'altro, che poi in alcun modo possano essere sconfessate e quindi vedersi sfuggire l'aggiudicazione. È inimmaginabile che il secondo classificato si aggiudichi il lavoro, perché a monte dovrebbe esserci la stazione appaltante per opera. Una griglia di valutazione assolutamente inattaccabile. È impensabile che il primo classificato venga sconfessato in giudizio amministrativo perché non ha le carte a posto, ma insomma la commissione tecnica deve accertarsi che la persona a cui viene aggiudicato il lavoro e diciamo viene posto al primo posto della griglia dell'aggiudicazione del lavoro abbia tutte le carte in regola. Assolutamente. Allora Federico, io ti ringrazio, Francesco vi ringrazio, ci torneremo perché torneremo ad approfondire anche aspetti che riguardano questa interlocuzione istituzione politica con impresa. Visto che il Presidente D'Alfonso ha detto una cosa molto importante, camminare a fianco dell'impresa, non essere, come hai ben detto tu, asfissiante come burocrazia, ma essere snella, flessibile, partecipativa e in qualche caso anche risolutiva di problemi che avvengono. Quello che succede nell'Unione Europea, che non abbiamo ancora capito noi, che andare in Europa non significa solo fare lobbying, ma significa avere anche i funzionari dell'Unione Europea accanto per la cosiddetta redazione del progetto esecutivo. Questo deve essere fatto anche da parte delle istituzioni, a cominciare dalla Regione Abruzzo. Alla mia sinistra ecco Fabrizio Coccetti, che è il legale rappresentante di K-Shift. K-Shift è una delle società, insieme al Centro Servizi Abruzzo e Eventi Italia, che costituiscono l'associazione temporanea di scopo che è attuatrice del progetto Professionalità per l'innovazione. Ora, questo è un progetto realizzato con le risorse messe a disposizione dal Fondo Sociale Europeo Abruzzo 2007-2013. Progetto speciale di sovvenzione globale, più ricerca, più innovazione. Innovazione promosso dall'organismo intermedio Rete Temporanea di Impresa, costituito da Asforseo, che è mandataria, KPMG, che è advisory, e Metron, che sono mandanti. E dalla Direzione Politica Attiva del Lavoro, Formazione e Istruzione Politica e Sociale della Regione Abruzzo, nella persona del mio amico, che saluto, Germano De Santis, direttore della direzione appena citata. Cosa vuole l'iniziativa, che cosa intende Fabrizio? Questo è un progetto che sostanzialmente raccoglie un po' questo mercato del lavoro emergente, che facciamo sempre un po' fatica ad accettare, ma di fatto così come l'economia sta cambiando anche il mercato del lavoro. Per cui con questo progetto si sta tentando di creare le migliori condizioni affinché persone che hanno necessità di stare sul mercato del lavoro, ma che hanno un valore da produrre, vengano in contatto con imprese. Perché oggi il mercato del lavoro, nel passato c'era una messa a disposizione di tempo e anche energie, e a fronte di questo veniva percepito uno stipendio, per cui noi siamo una generazione nata con questo tipo di approccio al lavoro. Oggi facciamo un po' fatica a percepire un mercato del lavoro diverso. La necessità delle imprese, qui abbiamo rappresentato
rappresentanti di due imprese, la prima necessità di un'impresa è quella di avere una persona che gli aggiunge valore, che quindi lo supporta nella lotta quotidiana. Fabrizio, abbiamo superato il sinallagma generico datore di lavoro, prestatore d'opera. Il prestatore d'opera adesso deve avere una funzione specialistica e deve rispondere ai criteri che l'azienda richiede. Assolutamente, e soprattutto deve essere in grado di risolvere i problemi che quotidianamente l'azienda affronta per competere a livello globale. Ma questo non basta nemmeno più, perché diciamo, non è più sufficiente essere capaci di apportare soluzioni, ma è necessario essere tra virgolette creatori, cioè capaci di apportare valore all'impresa. Quindi il progetto cosa fa? Il nostro progetto, che è denominato Professionalità per l'Innovazione, consente alle imprese di predisporre un progetto di innovazione di tipo organizzativo o manageriale. Dall'altro lato consente a 15 professionisti di candidarsi per andare a realizzare questi progetti di innovazione organizzativa e manageriale. In questo modo creiamo le condizioni affinché imprese e professionisti si conoscano. L'aspettativa, il fine più alto di questo progetto è quello di in alcuni casi garantire magari una collaborazione che vada anche oltre questo progetto, perché il progetto crea le condizioni mettendoci anche delle risorse. Certo. Ma siamo quasi sicuri che insomma in alcuni di questi progetti che verranno realizzati dai professionisti ci sarà anche una sostenibilità futura. Magari le imprese troveranno professionalità che potranno essere utili anche oltre il progetto. Quindi la circolazione di know-how. Matteo, tu sei giovanissimo. Sì, abbastanza. Sei decisamente sei pure più giovane di Federico, penso. Non lo so, Federico è giovane, ma non so se tu sia più giovane di Federico, però mi sembri molto giovane. Inserito in questa realtà, che è una realtà che diciamo pure fa un po' da mentoring a questi 15 giovani professionisti che devono realizzare progetti di sviluppo nell'area nell'arco di 100 giornate lavorative, perché mi pare che si chiuda nel luglio 2015 questo professionale di innovazione. Quindi giornate lavorative durate 6 ore risulteranno destinatari di borse lavoro del valore di euro 10.000 all'ordo delle ritenute di legge. Parliamo di che genere di giovani cercate che avete già trovato o che sono già in circolo, ma soprattutto qual è il requisito fondamentale per questi giovani? Il requisito fondamentale naturalmente è che si tratti appunto di giovani professionisti. Attraverso questo progetto possono appunto beneficiare delle borse lavoro e possono sviluppare questi processi di innovazione, lo ripetiamo, in ambito organizzativo e manageriale, presso le micro, piccole e medie imprese della provincia di Teramo. Ecco. Per quel che invece riguarda i requisiti dei professionisti, devono naturalmente avere la maggiore età, essere residenti in Abruzzo, essere laureati con il vecchio o con il nuovo ordinamento, o possono anche essere diplomati, ma devono presentare una documentazione che attesti delle competenze specifiche per quanto riguarda l'innovazione organizzativa o manageriale, e devono essere dei lavoratori autonomi che siano titolari di partita IVA. Questi in generale sono i requisiti che potremmo definire formali per la partecipazione al progetto. Poi in sede di selezione sono previsti, diciamo, dei punteggi addizionali per i professionisti under 36 e per i professionisti del genere femminile. Ma voglio dire, la equipollenza del titolo di studio, nel senso, ci sono delle lauree preferibili ad altre o c'è una forma di, come si dice, di reclutamento che non guarda alla tipizzazione delle lauree? No. Cioè il valore legale del titolo di studio non è considerato tale, è un po' considerato all'anglosassone maniera, nel senso bisogna superare una prova, un colloquio. No. Sì, non ci sono ovviamente, formalmente non ci sono ostacoli, impedimenti. Chiunque ha una laurea può, anzi addirittura anche se uno è diplomato e ha esperienze che può dimostrare.
Ovviamente parliamo di organizzazione, di cambiamento manageriale o acquisizione di competenze manageriali, sono un po' più avvantaggiati chi fa economia o anche chi fa ingegneria gestionale. Sicuramente hanno qualche indirizzo vantaggio. Indirizzo scienza dell'amministrazione e scienze politiche. Certamente. Quindi c'è una sorta di sociologia. Sì, sì, con qualche skill in meno, a mio parere, perché onestamente lì parliamo di caratteristiche rivolte alle risorse umane e ben poco altro, parlando anche di sociologia. Diciamo, porre dei vincoli ora è anche difficile perché il contesto organizzativo è fatto di uomini e l'uomo ha una complessità è multidimensionale, per cui anche il biologo o il chimico ha un qualcosa da dire quando Ma quello che dici tu, quello che stai dicendo adesso è una cosa molto cogente, perché si sta un po' ripercorrendo quello che gli altri hanno percorso 10 o 20 anni fa, tipo gli Stati Uniti, dove non ha valore legale il titolo di studio, ma ha valore legale l'approccio con la realtà lavorativa. Oggi si privilegia la pluridisciplinarità. Assolutamente. Pertanto, tutto, questa separazione che noi con la modernità abbiamo un po' forzatamente fatto, oggi viene meno perché non ci spiega più la complessità che sta emergendo. Mentre invece l'integrazione di discipline o di conoscenze di diverso tipo ci consente di penetrare un po' più la realtà, per quanto lo possiamo. Ovviamente. Assolutamente. Andiamo velocemente verso il primo blocco pubblicitario, dopodiché riprenderemo da Federico facendo un po', come si dice, carne da macello di quello di cui dobbiamo fare pubblicità. Prima di riprendere con Federico, perché qui ci dobbiamo anche scaldare, abbiamo fatto uno sfogo durante la pausa pubblicitaria, io vorrei mandare l'intervento di Giulia Pelliccia, che oggi è incentrato sull'iniziativa Eureka, perché ancora quindi finanziamenti alla ricerca, perché penso che questo sia il nodo essenziale in questo momento per far crescere la qualità sia dell'innovazione che della ricerca, ma anche la qualità degli addetti ai lavori. Perché parlavamo poc'anzi, molto spesso l'indice di crisi si va ad esaurire non nell'istituzione in quanto rappresentanza politica, quindi è inutile criminalizzare solo la rappresentanza politica, ma negli apparati che al loro interno conservano delle plaghe di inefficienza e soprattutto di incompletezza lavorativa, perché mancanza di aggiornamento, mancanza di formazione, mancanza di capacità di rimanere al passo coi tempi, per cui si fa necessario un turnover sempre più cogente. Prego la regia di mandare in onda Europa In di Giulia Pelliccia. Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione, parole chiave nel vocabolario di ogni impresa che voglia competere e sopravvivere sui mercati globali. La scorsa volta abbiamo parlato dello strumento PMI all'interno del programma Orizzonte 2020 cofinanziato dalla Commissione europea. Stasera introduciamo un'iniziativa ancora meno conosciuta sul territorio abruzzese. Eureka nasce nel 1985 su spinta dell'allora governo Mitterrand, che lungimirante aveva compreso quanto fosse importante mettere a punto una strategia congiunta per contrastare la migrazione delle attività industriali ad alto contenuto tecnologico verso i mercati nordamericani e quelli che allora erano considerati gli emergenti mercati asiatici. Un network intergovernamentale, quindi, una piattaforma privilegiata per la cooperazione internazionale e che desse sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo tecnologico provenienti dal mercato. Infatti, i risultati dei progetti Eureka sono le tecnologie di uso quotidiano nella nostra vita. Un esempio, per fare un esempio tra i più recenti, proprio si pensi ai moderni mezzi di pagamento negli esercizi commerciali mediante telefono cellulare. Ad oggi Eureka raggruppa 41 stati membri,
Tra questi vi è chiaramente l'Italia, che è uno stato membro fondatore di Eureka, e tre stati associati, il Canada, il Sudafrica e la Repubblica di Corea. Ma anche la Commissione europea, l'Unione europea rappresentata appunto dalla Commissione, è un membro di Eureka. A tutti gli effetti e cofinanzia l'iniziativa. Infatti Eureka fa parte di quelle che sono le politiche di ricerca e sviluppo tecnologico della Commissione europea e rafforza la dimensione internazionale dello spazio europeo della ricerca, oltre ad agire congiuntamente con lo strumento PMI all'interno del programma Orizzonte 2020. Ma quanta strada ha fatto Eureka dal 1985? Dal 1985 più di 5.700 progetti finanziati, più di 26.000 organizzazioni coinvolte e 36 miliardi di euro di finanziamenti, di progetti finanziati, considerata anche la parte di cofinanziamento privato, chiaramente da parte delle aziende. Ed è interessante notare come tra queste 26.000 organizzazioni coinvolte ben 11.003 siano piccole e medie imprese. Quindi se da un lato Eureka predilige il mondo accademico, quindi le università, i centri di ricerca, le grandi imprese, è fortemente auspicata anche la partecipazione delle piccole e medie imprese. Eureka opera attraverso tre strumenti che sono i cluster, gli ombrelli e i progetti individuali. Attualmente vi è anche il programma Eurostars che finanzia le piccole e medie imprese, abbiamo detto, quindi che rafforza la strategia PMI del programma Orizzonte 2020 della Commissione europea. Al di là delle modalità con la quale si presentano i progetti, quindi se all'interno di un cluster, di un ombrello o un progetto individuale, quello che è importante è che i progetti Eureka siano progetti innovativi, che sviluppino quindi innovazione di prodotto, processo, servizio. E soprattutto la grande particolarità di Eureka è che non vi sono programmi di lavoro predeterminati nei quali incastrare il proprio progetto, non vi sono preclusioni ai temi della ricerca, quindi qualsiasi progetto che richiami un'esigenza di mercato può essere finanziato all'interno del programma. Poiché si tratta di progetti fortemente, diciamo con un approccio bottom-up, per questo sono chiaramente progetti orientati al mercato e devono avere una dimensione internazionale, cioè essere presentati da partner di due diversi paesi che appartengono appunto al programma Eureka. Da uno studio, vediamo velocemente lo studio condotto dal governo della Danimarca nel 2011, che mostra quale sia l'impatto appunto della partecipazione ad Eureka, ad un progetto Eureka, sul proprio tessuto imprenditoriale. E vediamo che a distanza di 3 anni dalla partecipazione si ha un aumento delle esportazioni per l'azienda che ha partecipato del 13%, un aumento dell'occupazione addirittura del 4-5% a un anno dalla partecipazione e un aumento della produttività dell'11-12% come tasso di crescita annuale. Quindi sicuramente diciamo i vantaggi molto significativi. Diamo un'occhiata adesso a quelli che sono i cluster. I cluster sono partenariati pubblico-privati che sviluppano nel medio-lungo periodo tecnologie chiave per il settore di riferimento. Assorbono una grande percentuale del budget di Eureka e se apriamo la pagina web sul sito internet eurekanetwork.org vediamo che vi sono attualmente 5 cluster già costituiti. Questo non esclude che possano essere in ogni momento formati dei nuovi cluster e allo stesso tempo si può aderire ai cluster esistenti. È fortemente auspicata anche qui la partecipazione delle piccole e medie imprese. Partecipare ad un cluster vuol dire non necessariamente partecipare ad un progetto promosso all'interno di un cluster, ma anche avere il polso su quello che è lo stato dell'arte, della tecnologia del proprio settore di produzione in quel momento. Poi abbiamo
Abbiamo appunto gli ombrelli, anche in questo caso vediamo che gli ombrelli ve ne sono quattro già costituiti che riguardano il manifatturiero, i materiali, il turismo e l'agroalimentare, e anche qui si tratta appunto di network tematici che favoriscono la nascita di progetti nello specifico settore da parte delle aziende. Gli ombrelli sono, se vogliamo, un ambiente più consono ad ospitare la presenza di piccole e medie imprese, e infatti se ci colleghiamo sempre al portale di Eureka, eurekanetwork.org, e apriamo ad esempio la pagina relativa all'agroalimentare, vediamo che l'Italia è rappresentata dal Dipartimento della Regione Puglia, da Repuglia, che è l'omologo del nostro polo agroalimentare, quindi la partecipazione di reti di imprese è auspicabile e chiaramente di grande vantaggio per le aziende che la attuano. E infine, dicevamo, vi è il programma Eurostars. A differenza quindi dei progetti presentati nell'ambito di cluster o di ombrelli o dei progetti individuali, un progetto Eurostar chiede necessariamente la partecipazione delle piccole e medie imprese. Il consorzio deve essere cioè guidato da una piccola media impresa, e come abbiamo detto Eurostar opera congiuntamente allo SME Instrument di Orizzonte 2020. Anche l'Italia ha stanziato fondi fino al 2020 per la partecipazione al programma Eurostars, e la prossima scadenza c'è a marzo 2015. Non abbiamo volutamente parlato di percentuali di cofinanziamento nell'ambito di Eurostars. Perché? Perché il programma presenta una struttura decentralizzata. Cioè, è vero che il progetto è cooperativo e di collaborazione internazionale, ma i finanziamenti vengono erogati dal proprio punto di contatto locale. Quindi ogni azienda riceve il finanziamento in ambito nazionale, dal proprio governo nazionale. Per l'Italia il ministero di riferimento di Eurostar è il Ministero dell'Industria e della Ricerca Scientifica, il MIUR, e aprendo appunto la pagina relativa all'Italia troviamo i riferimenti operativi che sono quelli dell'Enea. Quando apriamo sul portale di Eureka la pagina relativa appunto al proprio paese di riferimento, all'Italia, ci ricordano che l'Italia è membro fondatore dal 1985, uno dei maggiori contribuenti quindi del programma. E allora perché non provare? Arrivederci, alla prossima puntata. Ringraziamo la dovizia e sempre la sagacia straordinaria di Giulia Pelliccio, e raccogliamo questo messaggio che le aziende che arrivano lontano sono quelle che non dimenticano le proprie origini, le cosiddette core values, direbbero gli inglesi. Federico, tranciamo di netto questo che è stato una specie di, chiamiamolo così, di informazione a garanzia anche di coloro che vogliono sostenersi con, chiamiamolo così, con l'innovazione e lo sviluppo attraverso questi programmi comunitari, e parliamo di cose molto più terra terra, molto più quelle che ci consentono di, non dico esasperare il clima, ma di dare il giusto tono ad un clima che si va facendo d'ora in ora più incandescente, nonostante la disaffezione dell'elettorato. A chi ti si vota? Chiedi si vota nel 2015, e il parterre è quello che è. Il rapporto che deve avere l'impresa con l'istituzione qui diventa essenziale per il rilancio di questa città, che in qualche modo ha molte incompiute, troppe incompiute, e ha una programmazione che molto spesso la definisce Erode con la strage degli innocenti. È inutile dirsi, io ho un concetto prioritario, e quello che Chieti deve diventare una città sul modello di Perugia, con parcheggi di scambio intorno alla città. Li abbiamo accennati, non li abbiamo definiti. Abbiamo il parcheggio via Papa Giovanni, il mega parcheggio non concluso al terminal via Gran Sasso, ne dovremmo costruire il parcheggio per Antoni, che ormai non si usa più perché è destinato agli abbonati. Ne dovremmo risolvere altri per evitare quello che in gergo si dice il sovrappopolamento e
l'occupazione indebita di spazi che sono demandati alla fruizione di una città ad altissima vocazione culturale. Se l'ha fatta questa fontana Piazza Valignani, sotto la fontana c'è la più grande cisterna romana d'Europa, finalmente è stata riattivata la via Ipogea di Chieti, ci si punta in maniera direi un po' timida, non decisa, non diventa una destinazione reale. Il ruolo dell'impresa è quella di, come si dice talvolta, esercitare un potere sostitutivo, programmatorio, nei confronti della politica. Ma guarda, proprio a proposito dei parcheggi che tu giustamente menzionavi, che certamente costituiscono un problema per Chieti, mi riferisco naturalmente all'assenza di parcheggi. Noi nello scorso mese di ottobre abbiamo organizzato e promosso, come ANCE Giovani Chieti e ANCE Giovani Abruzzo, abbiamo promosso a Chieti un convegno proprio specifico su questa problematica, portando a Chieti i massimi esperti in Italia in materia di project financing. Da analisi che abbiamo fatto noi e che hanno svolto gli illustri ospiti che abbiamo fatto venire per l'occasione a Chieti, è emerso che certamente per rilanciare la parte alta di Chieti e più, in maniera più specifica il centro storico, è necessario realizzare dei parcheggi in project financing nel pieno centro storico per quanto possibile e non anche nelle immediate vicinanze, perché c'è il rischio poi che in questi casi queste strutture poi non vengano debitamente fruite. Realizzare a Chieti un parcheggio multipiano che possa ospitare una cospicua quantità di autovetture può in conseguenza far sì che venga pedonalizzato il centro storico di Chieti, che attualmente è uno forse dei pochissimi centri storici in Italia nel 2014, quasi 2015, a non avere nemmeno una via, una strada, una piazza veramente e totalmente pedonalizzata, se non una porzione del corso che comunque non è diciamo, pienamente un'area pedonale. In occasione di manifestazioni, quali ad esempio la settimana mozartiana ed altre, certo è che ci sono anche eventi collaterali, ma Chieti Baskers, per esempio. Benissimo, si assiste indipendentemente dal fatto che certamente la presenza di attrattive poi diciamo incrementi il numero di persone presenti, ma si è riscontrato evidentemente che c'è una grandissima vivibilità del centro storico che diversamente non c'è. Il vicepresidente di ANCE Nazionale al partenariato pubblico-privato, ingegner Di Nardo, che abbiamo fatto venire a Chieti in occasione del convegno che menzionavo prima, ha portato ad esempio la città di Siena, sì, che è una città molto molto simile a Chieti per morfologia del territorio, sì, per numero di abitanti, per altitudine e tanti altri elementi. Siena certamente ospita un patrimonio storico, artistico, culturale di grandissimo valore, ma è una città che ha un centro storico totalmente pedonalizzato, che fa sì che sia una città veramente molto vivibile e molto attrattiva. Dico che il grado di emergenza, Francesco, si raggiunge il grado più alto di emergenza quando c'è la processione del Venerdì Santo a Chieti, che sta per diventare patrimonio immateriale dell'UNESCO. Anche lì apriamo una parentesi e la chiudiamo. Può diventare patrimonio immateriale dell'UNESCO se si decide a dare una coreografia che sia sullo stile di Sulmona e non che i vestiti dei processanti siano vestiti, uno si alza la visiera, uno si alza un altro tiene un vestito di un colore, uno dell'altro, le scarpe, uno che le scarpe da tennis. Lì ci vuole una dignità in questa processione che deve avere un carattere estremamente vincolante da questo punto di vista. Ma io direi di più, lì c'è l'emergenza straordinaria dove non ci sono parcheggi nei dintorni, se non le navette organizzate con i parcheggi al Palasport, ma il nodo più grave è che il centro storico di Chieti è vuoto, sono palazzi vuoti dove il comune potrebbe intervenire con proposte di acquisto per il riuso e progetti di riuso di questi palazzi che possono essere destinate anche a un'edilizia, come si dice, sovvenzionata, ma un'edilizia, come si dice, mirata.
Sì, infatti, scusa, tornando un attimo al discorso del convegno sui project finanzi dei parcheggi, secondo me, infatti, in quel contesto si è affrontata anche questa discussione. Il progetto fondamentale è oltre il parcheggio, ma è ridisegnare tutta comunque la viabilità di una città. Infatti, i relatori avevano fatto, si è parlato dell'esempio molto importante di una capitale europea che è Barcellona. A Barcellona sono stati eseguiti una miriade di parcheggi, ma è stata ridisegnata anche urbanisticamente e a livello di viabilità, in modo da permettere, come diceva Federico, che oggi io penso che quasi tutte le famiglie, quasi tutte le persone vogliono avere la possibilità di godersi una parte di città che viverla, di conseguenza viverla. Deve essere per forza una parte di città chiusa al traffico. Io penso che il problema principale di Chieti è che questo non, siccome è una presa di posizione forte, perché c'è un forte contrasto, io penso, da parte dei commercianti, perché a Chieti c'è ancora l'idea che devi arrivare al negozio, devi parcheggiare davanti con la macchina, scendere, vai al negozio, risali e te ne vai. Cioè non... Il trend del commerciale ha dimostrato il contrario. Esatto, purtroppo è proprio questo il discorso. E di conseguenza in quel modo non si riesce a vivere la città, perciò sia i parcheggi ma sia anche a un'organizzazione logica e funzionale di tutta la viabilità del traffico. Poi se tornando al discorso del disuso dei fabbricati che il comune potrebbe... ricollocare, ridestinare, chiaro che ci sarebbe tanto da fare. Il problema è, torniamo sempre a bomba, la burocrazia. Lo strumento del project finance è uno strumento che non è stato preso in considerazione se non per alcune cose residuali, sì. Diceva bene Federico, lo strumento del project financing molto spesso consente al privato di partecipare a fronte di non solo di un aumento di cubatura che mi sembra il minimo, ma a fronte di una, come si dice, un dare avere che consenta l'uso e la vendita, il lucro, diciamo che non è una brutta parola, di parte del convenuto con la struttura, con l'istituzione. Sì. Mi pare che questo qualsiasi imprenditore lo sottoscriverebbe, un atto di questo tipo. Il problema, sai qual è, Giancarlo? È che sono stati banditi dei project financing dell'amministrazione comunale e sono andati deserti. Deserti, sì. Per esempio il campo della Villa Comunale, sì, per sì. esempio il parcheggio di Via Ciampoli, perché devono essere pensati in una maniera puntuale, perché devono essere appetibili e poi ci vuole anche, se vogliamo, la forza di trovare investitori capaci e attrezzati per fare quel tipo di intervento. Sì. Il parcheggio, farlo a Via Ciampoli, a mio personalissimo giudizio, non so quanto beneficio porti al centro storico di Chieti. Ecco, ripeto, noi abbiamo... Via Ciampoli sarebbe, aiutami a dire... Sarebbe da Valle del Termine. A Valle del Termine, esatto. Dunque, come dicevo prima, noi abbiamo analizzato che a seguito di una nostra analisi è emerso che questo parcheggio andrebbe realizzato, ripeto, per quanto possibile, perché poi sappiamo quali siano le caratteristiche di Chieti e del suo sottosuolo, per quanto possibile nel pieno centro storico e non anche nelle immediate vicinanze. Ad esempio in Largo Cavallerizza, Piazza Ercole Rocchetti, quello potrebbe essere una grandissima zona veramente molto utile. Parcheggio multipiano. Ma assolutamente sì, collocarlo lì, ripeto, adesso io non so... Poi c'è un rischio forte di rilievi aerofotogrammetrici, poi sotto c'è poi di tutto. Sono diciamo fabbricati particolari lì a contorno, quindi insomma io adesso non parlo da tecnico, che evidentemente non sono, ma se è possibile poter realizzare lì un parcheggio come quello di cui parliamo, sarebbe veramente una svolta. Sfruttando la cosiddetta scarpata, la vallata che porta giù al terreno. Beh sì, poi possono essere fatti diversi studi a tal proposito. Il problema è che non si sa cosa si trova lì sotto, o almeno sì. Gli rilievi aerofotogrammetrici ci dicono l'invasione di Pipino con relativa peste e fosse comuni. Lì dentro lì dovrebbero conservare. Infatti noi nel nostro convegno abbiamo chiamato non a caso il presidente regionale dell'Ordine dei Geologi,
proprio per farci dare delucidazioni da tecnico quale lui è rispetto a aspetti di questo tipo. Benissimo. Torneremo su Fabrizio poc'anzi e Matteo, fra un poco con Fabrizio e Matteo, dopo aver esaurito una parte cospicua di lamentazioni che non sono assolutamente fuori luogo, ma che fanno parte di un tessuto un po' troppo autoreferenziale. Pubblicità. Ci stiamo sfogando e per cui andiamo a ruota libera, come questa trasmissione è molto free, ed è una trasmissione che non può pensare di crearvi una serata burbanzosa, perché sappiamo benissimo, se io mi addormento con 10 minuti in una partita di calcio, immaginate con episodi di questo tipo e argomentazioni di questo tipo quanto il sonno sia stimolato. Ma noi non vogliamo questo, perché penso che questa sia una trasmissione di servizio e deve essere usata anche per stimolare la discussione, perché attraverso la discussione, attraverso il confronto, possiamo arrivare finalmente a una conclusione. Poi a chi è demandata la decisione finale deve avere tutti gli strumenti per decidere senza vincoli ulteriori. Ecco perché dicevamo poc'anzi, molto spesso c'è una sorta di elusione della responsabilità, anzi una pedissequa elusione della responsabilità. Ecco perché questo progetto Professionalità per l'Innovazione che ci ha portato qui Fabrizio insieme con Matteo è un progetto che in qualche modo ci conforta per quanto riguarda la formazione di questi professionisti che vengono inseriti in realtà lavorativa in maniera flessibile. Prima parlavi di meritocrazia, Fabrizio, e mi pare che sia la terminologia più evidenziata e più essenziale, che non ci siamo inventati noi, ma che ci impone ormai il mercato globale. Esattamente, stiamo arrivando ovviamente al cuore della questione anche nel mercato del lavoro. Perché questo mercato del lavoro richiede a chiunque voglia entrarci dentro di essere in grado di produrre un valore per qualcuno, per un'impresa che deve avere anche la disponibilità a pagare un prezzo per questo valore. Quindi sta venendo meno, sta diminuendo sempre di più quel mercato del lavoro che noi conosciamo meglio, che era fondato sostanzialmente sulla messa a disposizione di tempo ed energia, anche di conoscenza. Per cui oggi, se si ha una capacità di sviluppare un valore, è molto probabile che si abbia successo nel mercato del lavoro. Se questa capacità non c'è, per dirla in parole semplici, se si va alla ricerca di un posto di lavoro, le difficoltà sono numerose, perché anche quelle logiche molto utilizzate in Italia, legate alle reti di relazioni che vengono utilizzate per cercare lavoro, oggi questo non funziona più se non hai anche del valore da aggiungere. Nessuno è disponibile ad aiutare una persona ad inserirsi in un contesto lavorativo se non c'è, oltre ovviamente alla rispettabilità della persona, ma è necessario anche avere una certa capacità di produrre un valore. E in questo senso diciamo che il mercato del lavoro sta diventando anche più meritocratico. Emerge e ha successo chi essenzialmente è capace di aggiungere valore, chi è capace di creare un qualcosa. Ovviamente stiamo andando anche verso una forma molto vicina a quella che è tipica dell'imprenditore, per cui oggi sul mercato del lavoro le persone ci si dovrebbero porre più con uno spirito imprenditivo che con uno spirito dipendente. Quindi, come posso dire, questi 10 giovani professionisti saranno destinati a una gestione strategica e operativa delle micro, piccole e medie imprese con sede operativa nella provincia di Teramo. Per cui possiamo assistere anche a colui che si specializzerà in marketing di questa impresa? Sì,
Sostanzialmente questi professionisti devono aiutare l'impresa a crescere, però puntando ad un'innovazione di tipo organizzativa, perché oggi l'impresa, all'impresa è richiesta anche una certa adattività. Ma l'adattività significa creare le condizioni affinché l'impresa si possa adattare alle mutevoli esigenze che quotidianamente rileva sul mercato. E questa adattività ovviamente deve ripercuotersi, oltre che sulla capacità di intuizione, la capacità di intuire cosa è necessario per il mercato, si ripercuote anche sulla forma organizzativa, per cui sono necessarie organizzazioni più snelle. Si pensi a quelle imprese che oggi stanno pensando di internazionalizzarsi, questo ha un impatto, un'implicazione anche in termini organizzativi. Si pensi a chi vuole iniziare a dialogare maggiormente col mercato, farlo in maniera più diretta, senza ricorrere per esempio a grosse società specializzate. Questo ovviamente, se si decide di farlo direttamente, tutto ciò ha un'implicazione in termini organizzativi, cioè l'organizzazione va innovata, vanno costruite magari unità organizzative che vanno ad integrarsi già su un'organizzazione esistente, e il tutto va reso fluido proprio perché c'è necessità di una notevole adattività all'evoluzione della realtà del mercato. Matteo, diamo qualche indicazione operativa, nel senso, è ancora aperto questo chiamiamolo così, bando? Sì. Dai qualche indicazione in modo tale che i nostri telespettatori possano avere anche l'opportunità di, come si dice, mettere nella propria agenda anche questo. Quindi dai la sede, il sito internet, tutte quelle cose possono essere utili per la cosiddetta domanda di partecipazione è un colloquio, Fabrizio? È un colloquio? Per le persone sì, per le imprese c'è una valutazione del progetto. No, è evidente, io non parlo di imprese, parlo di persone. Sì. Le imprese, c'è un colloquio, capisco. C'è un colloquio. Non un esame né una selezione. A fronte di prerequisiti che sono stati definiti poc'anzi. Okay. Quindi dai un po' di indicazioni, Matteo. Benissimo, sperando che tanti ragazzi possano comunque partecipare. Si tratta di un vero e proprio bando, il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 15 dicembre. Tutte le informazioni possono essere trovate sul sito web che è stato creato, professionalitaperlinnovazione.it, ma anche sui siti web delle tre organizzazioni che hanno realizzato il bando. Inoltre c'è anche una pagina Facebook. Sono www.csabruzzo.com, una sola, www.eventitalia.net e www.kshift.it. Esattamente. Su questi siti è possibile reperire anche tutta la modulistica, la documentazione per quel che riguarda appunto l'inoltro della domanda. Abbiamo già detto della deadline che è fissata per il 15 dicembre. Per quel che riguarda la consegna della domanda è possibile, ci sono due modalità differenti. Può essere consegnata a mano attraverso uno sportello che è stato istituito a Teramo presso la sede della società Eventitalia, che in via Luigi Brigiotti 1214. Esattamente, lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 del mattino alle 13.30 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18. Inoltre è anche possibile inoltrare la domanda a mezzo PEC all'indirizzo csabruzzo@pec.confcooperative.it. Grazie, sei stato esaurientissimo, Matteo, ti ringrazio. Io, scusate, torno da Federico. Che cosa chiedete al sindaco nuovo di Chieti? Ma intanto noi questa volta a Chieti non possiamo più sbagliare con la scelta del sindaco. Noi, siamo su una strada. Ma credo che sia veramente l'ultima proprio spiaggia che abbiamo, diciamo, per vedere risollevate le sorti della nostra città. Certamente noi al nuovo sindaco chiediamo di aiutare l'economia locale, le imprese locali, perché poi questo comporta non soltanto dei benefici al nostro settore, alle imprese di costruzioni e ai lavoratori che operano nelle nostre imprese, ma comporta benefici per l'economia dell'intera città, perché un conto è se l'impresa di costruzioni è di Chieti, che all'atto della riscossione dello stato d'avanzamento poi spende i soldi al Caffè Vittoria, alla Libreria De Luca, al Ribò, faccio per dire. Stiamo facendo pubblicità gratuita, poi passiamo all'incasso. Diverso è se invece
l'impresa è di fuori, riscuote lo stato d'avanzamento e poi i soldi se li va bella a spendere a Bergamo piuttosto che a Ostuni o a Lecce, perché queste sono le imprese che stanno lavorando a Chieti. Loro potrebbero obiettare che avendo fatto bandi a livello e gare a livello europeo, se non a livello nazionale, certo. Vinca il migliore. No, per quanto attiene l'offerta economicamente più vantaggiosa, certamente vince il migliore. La nostra protesta, infatti, come ricorderai Giancarlo, era incentrata sulle cosiddette procedure negoziate, che sono tipologie di affidamento gara che prevedono a discrezione dell'ente appaltante l'invito delle imprese che sono solitamente imprese di fiducia dell'ente appaltante e quindi evidentemente del territorio. No, d'altronde c'è anche questo cosiddetto MEPA, questo sportello elettronico per gli acquisti, ma c'è anche la Consip che sta facendo un po' redderazione di quello che era prima una pletora, adesso sta riducendo all'osso le imprese disponibili a una cosiddetta contrattazione negoziata, per cui questa cosa è assolutamente possibile, ma soprattutto velocizza anche i tempi di esecuzione dei lavori. Ma noi, ripeto, poi incappiamo sempre nella burocrazia che rallenta talvolta anche i lavori, poiché le imprese non vengono pagate. E adesso c'è l'indirizzo, come ben sai, di velocizzare un termine espresso. Ma i termini ci sono sempre stati, ma purtroppo non sono mai stati rispettati come tu. Spero che adesso avvenga una cosiddetta sanzione molto più seria della sanzione amministrativa. Poi, voglio dire, interviene anche la Corte dei Conti molto spesso interviene a babbo morto però insomma, malgrado ci siano i termini, purtroppo questi non vengono rispettati, purtroppo. Questa è una lamentazione che mi sento di condividere, stante il fatto che molto spesso la regione deve fare da cabina di regia su interventi che i territori non riescono a svolgere, devo dire anche per ristrettezze dei territori stessi, perché sappiamo bene che i cespiti delegati ai singoli comuni diventano sempre più esigui. Questo è vero, ma certamente non può essere assunta questa cosa a giustificazione. No. Insomma, chi lavora deve essere pagato in tempi umani, se non in tempi di legge come dovrebbe essere, ma quantomeno in tempi umani, e il fatto che ci sia il patto di stabilità piuttosto che alcuni enti siano in fase di predissesto, di dissesto, comunque di ristrettezze economiche, questo comunque non può essere una giustificazione rispetto al fatto di non pagare chi ha onestamente e giustamente lavorato. Beh, infatti questa è una scusante che molto spesso viene presa a prestito anche per giustificare alcune inadempienze che talvolta hanno un carattere anche vessatorio. Capisco perfettamente questa tua lamentela che insomma la viviamo anche a livelli altri. Direi che talvolta l'impresa si sta dedicando sempre più verso il privato, proprio per evitare questi lacci e lacciuoli del pubblico. Però anche lì, Giancarlo, l'impresa può anche fare una scelta diversa e operare nel privato, ma se poi nel mio campo perlomeno, quindi dell'edilizia residenziale privata, fabbricati poi costruiti non vengono collocati perché sul mercato, visti diciamo, le ristrettezze di disponibilità e il fatto che gli enti, gli istituti di credito non concedano i mutui, poi questo fa sì che gli immobili non trovano acquirenti e quindi questo comporta un danno anche per chi ha investito molto su opere di edilizia privata. Ma lì infatti... Francesco vai, a ruota libera. No, lì infatti il problema è proprio anche sull'edilizia residenziale, è che... Oggi l'edilizia residenziale è stata tartassata dallo Stato. Giustamente, io l'altro giorno parlavo con un direttore di un istituto bancario, il quale si lamentava che adesso, nel periodo attuale, non è vero che le banche non stanno erogando, tant'è che arrivano ordini dall'alto, specialmente dei grossi gruppi, di cercare di rispingere e di rivendere i mutui. Il problema è che adesso c'è un allontanamento, a differenza di qualche anno fa, dove c'è stata una forte contrazione dovuta al fatto che magari c'era gente che andava ancora in giro perché voleva acquistare casa, però aveva grossi problemi
a trovare i finanziamenti. Infatti la nostra categoria si è dovuta inventare anche l'affitto con riscatto, il rent to buy, praticamente una formula di un minimo di caparra iniziale su un importo già stabilito di vendita, sì, con una tempistica di 2, 3 anni, 4 anni, 5 anni mi sembra che sia il massimo che ha previsto la, sì, legge di affitto, e con la, diciamo, il beneficio da parte dell'acquirente che queste cifre di affitto, che chiaramente non sarà un affitto pari a un affitto normale, ma sarà aumentato sicuramente in quota parte, dare tempo anche all'acquirente di cercare di muoversi e di barcamenarsi, di reperire la cifra la che cifra poi gli serve necessaria per l'acquisto. Perciò il problema è anche questo. Una specie di diluizione. Esatto. Oltre al fatto che il settore della casa subisce una pressione fiscale che attualmente è ai massimi livelli. Sì, sì. Addirittura il nostro settore, quello dell'edilizia, era l'unico settore industriale su cui era prevista una tassa sul magazzino, che era l'IMU sull'invenduto, che poi, devo dire, anche grazie molto all'opera dell'ANCE siamo riusciti fortunatamente a scongiurare. Ma pensare di porre una tassa sul magazzino solo poi peraltro sul settore, assolutamente vessatorio, sarebbe stato come far pagare il bollo alle macchine che la Fiat ha nei piazzali, sì, non sarebbe mai potuto succedere, certamente non doveva succedere per l'edilizia, e l'ANCI in questo ha fatto molto. Enrico, allora ulteriore e finale provocazione, dopodiché passiamo ai saluti. Caserma Berardi, l'ex ospedale militare di Chieti, prima operazione prototipale in Italia di passaggio dal demanio pubblico, demanio militare in questo caso, alla città. Questa forma di federalismo fiscale finalmente compreso, passare alla città l'uso di questi, hanno bisogno di un progetto di riuso? Queste... Sì, sì, sono previsti dei lavori da effettuare su questi fabbricati. 15 milioni di euro. Quello che tu hai appena ricordato credo sia un grandissimo successo per la nostra città, che abbiamo ottenuto grazie all'opera di Giovanni Legnini, che sì, devo dire, nel momento in cui è stato nominato vicepresidente del CSM, per certi versi da teatini e da abruzzesi ci ha fatto enormemente piacere, perché si tratta di una carica di altissimo rango. Per un verso. Però certamente il fatto che lui sia andato via dal governo fa sì, e dalla politica, perché in questo momento lui non può fare, sì, politica di tipo diretto, ci ha lasciato un po' sguarniti, perché non vediamo in questo momento un personaggio di quel livello che lo possa sostituire. Però la sua veste di padre nobile penso che continui a conservarla all'interno di un territorio che comunque ama a dismisura. Certamente. E che non perderà la sua spinta etica. Precisato e ricordato che nonostante lui non possa fare politica di tipo attivo, perché diciamo non si è dovuto dimettere sia dall'incarico parlamentare che da quello di governo che da quello di partito, ciononostante è pur sempre un cittadino abruzzese che dall'alto del suo ruolo può sempre dare una mano alle ragioni dell'Abruzzo. Tornando ai due edifici, ci si parla di 15 milioni di euro di stanziato per la messa, la riattazione. Il pericolo è che si faccia cosiddetta riattazione come libro dei sogni e non come reale contenitore ad uso della città. Beh, la città non deve perdere questa opportunità che attualmente gli è stata prospettata. Certo è che ricollocare la biblioteca provinciale all'interno del centro storico di Chieti è un risultato importantissimo che arriva, è la sua destinazione naturale, che arriva però molto tardivo, perché insomma tenere la biblioteca provinciale in un capannone fuori dalle porte della città ha fatto sì che quei pochissimi, se non nessuno, diciamo, degli studenti universitari che vivono la parte alta di Chieti e il centro storico non potessero beneficiare. Dobbiamo sottolineare che la Biblioteca Provinciale di Chieti è una delle biblioteche più ricche, sì, non sì, d'Abruzzo ma d'Italia, soprattutto per quanto riguarda la sezione, tra virgolette, di cosiddetti libri di antica fattura. Per cui era veramente una bestemmia, era blasfemo tenerlo, come dici bene tu, in magazzino. Blasfemo il fatto che
per quanto oggi si sia trovata una collocazione diversa, che è quella dell'ex ospedale militare all'interno della villa comunale, comunque resta uno scandalo che la biblioteca provinciale dei tempi romani sia tuttora, a 10 anni dal crollo, un ricettacolo di topi e di serpenti. Perfettamente d'accordo. Lì è necessario un intervento, perché veramente una città che si dice di cultura, avere a 50 metri dai tempi romani quello scandalo a cielo aperto non è più tollerabile a quasi 10 anni dal crollo. Ecco perché parliamo di mancanza di priorità e di programmazione all'interno di una città che ha bisogno di avere una facies più attrattiva, perché se Abruzzo is not the destination, Chieti sicuramente non è destinazione in questo momento turistica, è attrattiva se non per quelle micro nicchie. Ma è un vero peccato, faccio per dire, quanti all'interno della nostra regione sanno che ad esempio il Guerriero di Capestrano è a Chieti? Io quest'estate a Francavilla al Mare mi trovavo a parlare con una persona che ha anche un certo livello culturale, non era propriamente un uomo della strada, e nel momento in cui io gli ho detto noi non sappiamo pubblicizzare tutto quello che noi abbiamo a Chieti, e gli ho citato in esempio il Guerriero di Capestrano, lui, nonostante, ripeto, non sia una persona di bassa cultura, mi ha detto io ti dico la verità, faccio mia colpa, ma non sapevo che il Guerriero di Capestrano fosse a Chieti, quindi noi dobbiamo pubblicizzare tutto quello che abbiamo in patrimonio nella nostra città, che al momento è scarsamente pubblicizzato. Metterci a rete, questo è il, come si dice, la parola d'ordine, mettersi a rete, usare gli strumenti che la tecnologia ci offre, di cui abbiamo parlato con l'ICT e il Digital Borgo le scorse volte, con gli strumenti web e internet, con il discorso della banda larga e wireless. Essere competitivi per ridare appetibilità, appeal, fascino a una regione che già ce l'ha di per sé, per le sue peculiarità. A un comune che, a mio parere, è un comune disistimato e deprezzato per abulia dei suoi abitanti, lo dico brutalmente come la penso, e per creare un collegamento ormai irrinunciabile, irrinviabile tra la Chieti bassa, tra Chieti Scalo e Chieti Alta, attraverso questa bellissima idea di una cremagliera che passi a fianco dell'Università e del Policlinico Santissimo. Tornando proprio un flash finale sul discorso dei parcheggi, sempre nell'ambito del convegno di cui abbiamo parlato prima, è stato detto fare per esempio il people mover che colleghi Chieti Scalo a Chieti non ha granché senso, perché andare da Chieti Scalo a Chieti Alta con la macchina richiede pochissimi minuti, tre minuti. Il problema poi qual è? Che ci vogliono tre quarti d'ora per trovare il parcheggio. Allora, anziché fare il people mover, è meglio fare, a nostro personale giudizio, un parcheggio in pieno centro storico, ripeto, per quanto possibile, che faccia sì che da Chieti Scalo a Chieti Alta si possa andare nell'arco di 3 minuti e poi parcheggiare in 1 minuto, quindi per un ammontare di 4 minuti totali, andare dall'università, dal lab, università, ospedale, pieno centro storico di Chieti. Grazie Federico, rinnovo questa tua idea, l'hai lanciata, sono felice, come abbiamo lanciato diverse idee. Ringrazio i nostri amici Matteo Paradisi e Fabrizio Concetti di K-Shift, e un augurio fortissimo a questo progetto e che abbia un successo straordinario. Ringrazio Francesco D'Angelo e Federico De Cesare, a cui auguro altre fortune nonostante la fine del suo mandato all'Ancia regionale. A voi buonasera, alla prossima.